che noi stiamo sperimentando, vivendo un progresso nella storia dell'umanità. Quindi sembra un po' una sparata questa di dire che stiamo sperimentando, vivendo un progresso nella storia dell'umanità, ma ci ho pensato bene. Noi spesso abbiamo l'impressione di essere indietro in questa vicenda dello spirito, di correre dietro una macchina, delle abitudini che producono continuamente sporcizia, disordine, spreco, eccetera, eccetera. Naturalmente questo è vero, cioè mai nella storia dell'umanità si è sprecato così tanto come hanno fatto le nostre generazioni, dalla mia alla vostra sostanzialmente. Probabilmente la quantità di tonnellate di cose di ogni genere smaltite negli ultimi 30 anni nel mondo probabilmente supera tutto quello che è stato smaltito nella storia dell'umanità. Quindi sicuramente siamo alla rincorsa di un meccanismo micidiale, no? Di un meccanismo enorme, di cui anche tutti i sacchetti, i bicchieri, i tovagliolini, i torsoli e tutto quello che in cui ci imbatteremo qua fa parte di questo grandissimo spreco. Però questa è la mia pensata, spero di non aver pensato una cavolata, però è anche vero che le generazioni precedenti di cosa si erano capaci di occuparsi bene, spesso si erano capaci di occuparsi bene, della pulizia, più o meno, ma comunque della pulizia, e del recupero, del riciclo a fini personali, cioè diretto, cioè i famosi nonni che erano capaci di recuperare tutto, non sprecavano niente, recuperavano l'imballaggio, facevano a meno dell'imballaggio, recuperavano l'osso, eccetera, eccetera, lo facevano per sé, cioè direttamente per la famiglia contadina, popolare, eccetera, eccetera. Il progresso che noi stiamo sperimentando è che per la prima volta c'è un'organizzazione collettiva e industriale. Finché la pulizia, anche questa fatica, perché sappiamo che molta gente questo concetto non ce l'ha e usa gli spazi pubblici come se non fossero di nessuno e butta, per pulizia ancora comunque è una cosa, è una sensibilità che esiste forse nel genere umano, quello di tenere pulito, cercare di tenere pulito, ma per la differenziazione ai fini del recupero, farlo non per se stessi ma per gli altri, perché si rispetta una regola, perché si partecipa a un progetto, come si dice adesso, industriale complessivo, non è una cosa molto facile. In particolare poi nei grandi eventi, nelle situazioni in cui la gente è di passaggio, dove il mito, adesso non abbiamo tempo di approfondirlo, ma il grande obiettivo della tariffa puntuale, cioè pago in proporzione ai rifiuti che produco, è praticamente inattuabile, credo che sia praticamente inattuabile, forse un domani si riuscirà a fare agli espositori, in particolare per i grandi eventi è una cosa nuova. Quindi tutto questo premessa per dire che combattiamo questa che sarà una vera e propria battaglia con combattività, ma non deprimiamoci, perché in ogni caso, eccoli, in ogni caso quello che noi stiamo facendo, quello che chiediamo alla gente di fare è qualcosa di nuovo, è qualcosa che non si faceva,